Presidente Bertolè, 15 nuovi iscritti oggi qui al Monumentale, nomi che molti sono anche milanesi d'adozione, quindi anche nel ricordo Milano si conferma una città aperta. Milano è una città aperta, fatta di tante energie, ricchezze, profili diversi. Oggi abbiamo voluto ricordare 15 persone che hanno fatto cose importanti per la città, ma non solo per la città, per il nostro paese in generale. Da chi ha lottato e difeso la democrazia, molti partigiani abbiamo ricordato, da chi si è impegnato nella cultura, nell'arte, nell'imprenditoria, nello sport. Persone che possono essere una testimonianza del valore dell'impegno, e del sacrificio e della passione per raggiungere i propri obiettivi, ma al tempo stesso portare avanti il bene comune. Ci sembra una bella giornata, ad esempio, per tutti. Nel suo discorso il sindaco Sala ha detto che bisogna valorizzare ancora di più questo luogo. Come si potrebbe fare? Perché queste storie dobbiamo farle conoscere. Qualsiasi passeggio per il Monumentale si vedono tantissimi stranieri, molti italiani, ma penso che dovrebbero conoscerlo di più i cittadini milanesi questo posto, soprattutto i più giovani, e quindi adesso che è diventato tra l'altro così bello bisogna assolutamente valorizzarlo e far conoscere il luogo e le storie che ci sono raccolte. Ecco, a proposito di stranieri, tante polemiche dopo l'apertura della caserma Montello, qualcuno ha detto il trasferimento è stato fatto in maniera un po' furtiva, lei cosa pensa? Non mi sembra, c'è stata una festa con tantissime persone ieri, quindi tutt'altro che furtivo, il quartiere era molto consapevole delle fatiche, difficoltà, dei problemi, ma anche dell'importanza di questo gesto di accoglienza e solidarietà, sapendo che sarà una cosa a tempo, crediamo che sia stato fatto tutto nel meglio possibile. Per concludere, dopo quelli di oggi, altri riconoscimenti in arrivo, gli Ambrogini del 7 dicembre, c'è già un elenco completo, state ancora valutando dei nomi? Ci sono 118 candidature, se non sbaglio, la commissione si riunirà nelle prossime settimane, quindi è assolutamente prematuro anticipare qualunque cosa. Un nome che le piacerebbe vedere? Ah, io sono presidente della commissione oltre che del consiglio, quindi assolutamente non mi sbilancio sui nomi.